Nei minuti di terrore a Strasburgo c'era anche Lucia De Robertis, tanta paura. Tanta paura perché soprattutto nei primi 20 minuti non abbiamo proprio capito cosa stesse succedendo, se era una lite familiare, se era una rapina, se era un attentato, ci hanno fatto mettere sotto i tavoli, hanno spento le luci, ci hanno chiesto silenzio e hanno chiuso i vetri con delle tovaglie, quindi noi eravamo assolutamente all'oscuro di quello che stesse succedendo, ti dico la verità, non era capito nemmeno se la persona era dentro il locale o era fuori, non abbiamo avuto idea di quello che stesse succedendo. Poi dopo sono iniziate ad arrivare le agenzie, al telefono di mio fratello, insomma, e anche nostre, telefonate, chiamate dall'Italia, chiaramente nessuno rispondeva perché non potevamo parlare, ma sempre con i telefonini, i messaggi ci siamo potuti mandare. Questo è, poi dopo, fortunatamente, dopo un'oretta e mezzo, un lampeggiante della polizia fuori dal locale ci hanno assicurato che eravamo almeno da questo punto di vista protetti. Che cosa si pensa in quei secondi interminabili, quei minuti, anzi ore? Complicato, complicato soprattutto se sei lì sotto, se sei accanto alle persone, avevo tre fratelli, un nipote, Carlo, insomma è complicato non pensare che ci potesse essere, che potevano prendere qualcuno di noi. Io dico la verità, ho troppo avuto paura di morire. Proprio un silenzio incredibile dentro, a un certo punto parlavano in francese, abbiamo sentito ridere, quindi io non ho proprio capito che potesse essere un terrorista, un rapinatore. Non si capiva perché parlavano in maniera concitata. Poi dopo, col senno del poi, dopo un'oretta e mezzo, è stato tutto più chiaro. Però come ho raccontato anche ad altri, l'idea del fatto che se qualcuno volesse entrare è stato che una persona è entrata, una signora con un bimbo, è entrata di corsa nel ristorante, allarmata, urlava e questo bimbo è stato portato via. Quindi il mio pensiero era che lei scappasse dal padre, dal marito, dal compagno, da qualcuno che gli voleva prendere questo bambino, perché l'hanno nascosto, capisci? L'hanno messo in una botola, eravamo noi in una tipo fiaschetteria, bruschetteria, un posto così per mangiare formaggio. E c'era una specie di cantina, hanno nascosto questa cantina, poi è uscito un ragazzo di colore che ha chiesto dov'è il bambino, dov'è il bambino, a quel punto che trovai, perché ci ammazzano i medici. Invece era il cuoco, però l'hai scoperto dopo un'ora e mezzo di terrore, noi siamo stati quasi 2 ore sotto il tavolo, al buio, e l'idea è che potesse succedere qualcosa a me, a chi era con me, se sceglievano qualcuno di noi, insomma, diciamo, terrore assoluto. Una cosa te la posso dire, bravissimi i gestori del locale, bravissimi. Ci hanno tenuto, ci davano calma, ci dicevano tranquilli, è tutto sotto controllo, ci venivano a informare se c'era la polizia, se non c'era la polizia. Ci hanno portato l'acqua, sempre tutti abbassati per non essere sotto il livello della finestra. Ci hanno dato caramelle, zucchero. Sono stati bravissimi, davvero. Davvero bravi. E l'unica cosa a cui ci siamo aggrappati. Poi il ragazzo vicino al tavolo nostro era un ragazzo bilingue, parlava bene francese e italiano, sicché ci aiutava un po' a capire un po' di più quello che succedeva.